Salve a tutti, sono Francesco Fusillo e per le guide di Sodi Linux intendo spiegare come vedere i programmi RAI appunto con Sodi Linux. Sodi Linux, come tutti quanti i sistemi operativi del mondo libero e open source, non gode di Silverlight, che è l'interprete dei programmi RAI, che appunto non usa un sistema libero per trasmettere in streaming i suoi programmi. Ma con VLC si può tranquillamente aggirare questo problema, come si può vedere che sto guardando Rai News 24. Per poterlo fare, basta semplicemente utilizzare un flusso streaming. Questi sono i collegamenti dei programmi RAI per il flusso streaming che io posterò insieme a questo video. E basta semplicemente copiare, per esempio, se voglio vedere Rai News oppure la Rai 1, ecco, copio l'indirizzo del flusso streaming, lo copio e lo incollo all'interno di apri flusso di rete, past, riproduci, fine. A questo punto VLC sarà il nostro, diciamo, interprete del flusso streaming che verrà dalla RAI e potremo vedere in questo caso RAI 1. Io non ho una grande rete, sicché devo un po' aspettare, ma vedrete che è possibilissimo. Eccolo che arriva, questa è la nostra RAI. La qualità è di tutto rispetto e anche l'audio, come si può sentire. Ho scavalcato. Ma che cazzo ti viene in mente? Ecco, beh, dopo queste belle parole, non erano previste, vi ho spiegato come si può guardare la nostra amata RAI con Sodi Linux. Quindi possiamo divertirci con anche la visione dei nostri programmi preferiti, RAI Scuola, RAI Storia e quant'altro. Torno a ripetere l'operazione per maggiore chiarezza. Apri flusso di rete, incopio e incollo dentro l'indirizzo di rete che si vuole raccogliere, riproduci, fine. E a questo punto, quando la vostra rete sarà sufficientemente veloce, ecco che si va, RAI Scuola. Fine. Spero di essere stato chiaro e buona sperimentazione con la visione della RAI su Sodi Linux. Francesco Fusillo, per le guide di Sodi Linux, vi ringrazio per l'attenzione.